Cominciamo. I Nutraceutici e il loro corretto uso in medicina, il titolo di questa presentazione. Già mi ha presentato l'amico Enzo Di Marzo. Man mano che poi andremo in avanti, vedremo che forse il vero titolo di questa presentazione è utilizzo degli integratori alimentari, soprattutto quelli di derivazione vegetale, che come vi ha detto Enzo Di Marzo è il mio campo, l'utilizzo di questi composti in medicina. Sono ovviamente molti composti, molto pubblicizzati dai media e molto utilizzati. Cominciamo con delle domande, cinque domande sui nutraceutici. Cioè questa, la mia presentazione vuole rispondere a cinque semplici domande. Diciamo faccio alla Marzullo, mi sono fatto delle domande e do delle risposte. Prima domanda, che cosa sono i nutraceutici? Seconda domanda, come viene regolamentata l'immissione al commercio dei nutraceutici, che poi vedremo, parleremo di integratore alimentare di origine vegetale, il colore verde sta a indicare proprio questo. Terza domanda, i nutraceutici, ovvero integratori alimentari, possono esercitare effetti benefici sulla salute umana? Quarta domanda, i nutraceutici, questi composti possono provocare effetti indesiderati o sono sicuri? Quinta domanda, possono interagire farmacologicamente con i farmaci che ci prescrive il nostro medico, i farmaci etici. Se c'è tempo, vi volevo anche dire qualcosa, un 10 minuti, su come si stanno muovendo i ricercatori che studiano i composti naturali nell'era Covid, ma questo lo vedremo solo se ci sarà tempo, magari se voi siete ancora con le energie giuste. Cominciamo con la domanda numero 1, che cosa sono i nutraceutici? La nutraceutica è un neologismo, come si può facilmente capire, deriva dalla fusione, dalla crasi di due parole, nutrimento e agente farmaceutico. È un neologismo, se noi andiamo su Wikipedia, su Google, troviamo molte cose, però da un punto di vista normativo, da un punto di vista di legge, la parola nutraceutica non esiste. E anche se andiamo a vedere la letteratura internazionale, noi vediamo che ci sono molte definizioni del termine nutraceutico, però nessuna pienamente soddisfacente. Vi dico soltanto la definizione originaria di uno studioso, Stephen De Felice, che considerava i nutraceutici, definì proprio per la prima volta i nutraceutici, un alimento o una parte di un alimento che fornisce effetti benefici per la salute, incluso la prevenzione e il trattamento di una malattia. È vero che non c'è una definizione ben precisa, ma i nutraceutici sono ben studiati. Se noi andiamo forse sul più importante motore di ricerca dell'area biomedica, noi vediamo, questo è un articolo che ho fatto l'altra volta, quasi 100.000 articoli digitando semplicemente il termine nutraceutico. E di questi 100.000, una parte non piccola, 16.000 e più, sono studi clinici, cioè studi sull'uomo. Questo è un altro aspetto, un altro grafico che ci mostra come negli anni la ricerca sui nutraceutici stia aumentando. Man mano che passano gli anni, aumentano le pubblicazioni sui nutraceutici. Pubblicazioni che possono essere research papers, cioè gli studi che vengono fatti sulle cellule o sugli animali da laboratorio. Gli studi clinici, clinical trials in giallo, cioè gli studi che vengono fatti sugli uomini, e poi le review, cioè le rassegne, le revisioni della letteratura che fanno un poco il riassunto, il punto della situazione. Abbiamo visto che non c'è una definizione legislativa, non c'è nemmeno tanta chiarezza in letteratura, quindi oggi possiamo pensare che la nutraceutica come un ombrello, Corrado Agers direbbe un frullatore, comunque un ombrello dove diversi prodotti hanno trovato il loro posto. Quali sono questi prodotti? Alimenti funzionali, alimenti fortificati, tutta una serie di composti identificati come integratori alimentari, come vitamine, minerali, aminoacidi, fibre e soprattutto plant extract, cioè composti vegetali, composti che derivano dalle piante medicinali. Quindi una grossa fetta dei nutraceutici comprende quelli che si chiamano dietary supplements, ovvero integratori alimentari. È ben chiaro che l'inclusione di composti ed estratti vegetali nella categoria degli integratori alimentari è stato oggetto di critica,
è sfuggita critica, poiché gli estratti vegetali non integrano la dieta e non hanno valore nutrizionale, piuttosto questi prodotti contengono molecole farmacologicamente attive che le rendono più simili ai farmaci. Cioè gli estratti vegetali, quelli che noi facciamo un esempio, valeriana, passiflora, tanto fra un esempio, hanno delle molecole farmacologicamente attive, dei composti ben definiti e che certamente non hanno di per sé un valore nutrizionale come una vitamina o come un sale minerale, però da un punto di vista normativo sono considerate allo stesso modo. Questo è un poco l'area grigia della legislazione. Se io volessi approfondire, posso dire che non tutti gli estratti vegetali sono supplementi alimentari e non tutti i supplementi alimentari sono estratti, ma questo è meglio non approfondire in questa sede. Alcuni termini usati nella nutraceutica. Abbiamo visto alimento funzionale. Che cos'è un alimento funzionale? Alimento che può influenzare positivamente una o più funzioni fisiologiche dell'organismo, al di là dei suoi effetti nutrizionali in senso stretto. Inserito nella dieta abituale non esercita necessariamente effetti benefici su tutti gli individui che ne fanno uso. Anche in questo caso non esiste una definizione ufficiale. L'alimento funzionale è qualcosa che se lo prende una persona sana non gli fa nulla probabilmente. Se io sono a una dieta ricca di vitamina C e prendo un alimento ricco in vitamina C non è che mi fa bene, perché il mio livello di vitamina C è assicurato, però in alcune condizioni può essere utile. Il classico esempio è quello della malattia dei marinai inglesi, ovvero lo scorbuto che affliggeva i marinai praticamente dal 500 all'800, finché si capì che si poteva curare con semplici spremute di agrumi che contengono vitamina C, e lo scorbuto era dovuto a una carenza di vitamina C. Quindi in questo caso il succo di limone era un alimento funzionale che, preso da una persona normale, non gli faceva né caldo né freddo, però somministrato al marinaio che ne era carente gli poteva salvare la vita. Altro termine che si usa in nutraceutica è alimento fortificato, e anche qui è abbastanza semplice l'idea, cioè noi abbiamo molti prodotti che sono arricchiti di micronutrienti, di sostanze varie che possono avere un effetto farmacologico. Esempio banale, sale iodato, che è anche importante nella prevenzione dei disturbi della tiroide. Non so se ricordate il cretinismo endemico di alcune zone del nord Italia, che era dovuto anche a una carenza di iodio. Ci sono alimenti arricchiti con acido folico per prevenire i deficit del tubo neuronale, e poi abbiamo anche yogurt con fitosteroli per cercare di diminuire le concentrazioni di colesterolo nel sangue. Questi sono soltanto alcuni esempi. Torniamo ai nostri integratori. Vedete, il mercato in Italia è fiorente, molti soldi si spendono, un mercato stimato sui 3 miliardi l'anno, quindi è un bel affare economico, e anche in Europa noi siamo i primi. Vedete, primo posto Italia, secondo posto Germania, terzo posto Francia come mercato degli integratori. E vedete, la maggior parte di questi prodotti vengono venduti in farmacia o parafarmacia, e la maggior parte di questi prodotti viene anche venduta dietro consiglio del medico o del farmacista. Consumatore, anche ragazzi, non è che solo le persone di una certa età, noi che siamo di una certa età, assumiamo questi prodotti, anche ragazzi, anche giovani. Vedete questo studio effettuato da alcuni ricercatori della Federico II, che ci dice che studenti di medicina consumano supplementi alimentari per aumentare la performance sportiva, per aumentare il senso del benessere, oppure per migliorare la memoria, le performance cognitive, magari quando stanno sotto con l'esame, e quindi ritengono che questi prodotti possano dare quella spinta che fa loro superare più agevolmente l'esame. Anche non solo in Italia, non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, dove ci sono dei dati di vendita molto molto belli, molto precisi. E se voi vedete questo grafico,
potete notare che dal 2004 al 2019 c'è stato sempre un aumento nella vendita degli integratori vegetali. Ogni anno era meglio del precedente. E questo capita, praticamente questo è il 17° anno di aumento nella vendita degli integratori alimentari negli USA. Quali sono questi composti? Vedete, c'è il marrubbio al primo posto, l'echinacea, il sambuco, la curcuma e la curcumina, il mirtillo rosso per la prevenzione delle cistite, lo zenzero per la nausea e vomito in gravidanza, l'aglio e, sorpresa, troviamo qui il cannabidiolo, del quale immagino il moderatore, il professor Di Marzio, vi parlerà della prossima lezione, ma la presenza del cannabidiolo, che si trova poi al primo posto in un altro canale di vendita, è alquanto sorprendente e bizzarra, perché il cannabidiolo non dovrebbe essere un nutraceutico, anzi negli Stati Uniti è proprio un farmaco per il trattamento dell'epilessia. E la presenza del cannabidiolo ci sta proprio a indicare come questo campo sia un poco deregolamentato, dove ognuno cerca di inserire qualcosa per favorire la vendita. Questo grafico riferito proprio al cannabidiolo, il componente non psicotropo, non euforico della cannabis sativa, vedete come negli ultimi anni ha avuto un forte incremento nelle vendite. Anche io ho cercato di fare una classifica italiana, ma non ci sono riuscito, perché i dati, ho chiesto un po' quali erano questi rimedi più venduti in Italia, mi è stato fornito questo elenco, ma dati precisi sul consumo di ogni singolo rimedio in Italia non l'ho trovato. Prima domanda, abbiamo terminato la prima domanda: che cosa sono i nutraceutici? Dopo ogni domanda io faccio un riepilogo, così almeno uno focalizziamo sui punti importanti. Il termine nutraceutico, abbiamo visto, non esiste per la legge, anche in letteratura non è che ci sia un grosso accordo sulla definizione, ed è ormai considerato un contenitore dove diverse sostanze naturali hanno trovato il loro posto. Particolare attenzione è il fatto che gli estratti vegetali, botanicals, che hanno sostanze farmacologicamente attive, ricadono, secondo la normativa italiana, in questo grande gruppo che si chiama integratori alimentari. Seconda domanda: come viene regolamentata l'immissione al commercio degli integratori alimentari? Questa è una domanda molto importante, perché poi ne consegue una terza. Cioè, da come arrivano sul mercato, uno può dedurre se sono veramente efficaci. Ormai, anche grazie al Covid, tutti sanno come un farmaco viene messo sul mercato. Normalmente c'è una fase 1, una fase 2, una fase 3 che richiede nell'insieme una decina d'anni o più. Abbiamo visto anche che con la pandemia, con i vaccini, questi 10 anni sono condensati in un anno, perché tutte le energie, tutte le risorse si sono concentrate, si sono indirizzate e focalizzate su un problema clinico impellente. Abbiamo quindi una fase 1, fase 2, fase 3, è stata anche introdotta una fase 0. Ora qui parliamo dei farmaci, quelli che noi compriamo in farmacia, quello che il nostro medico ci prescrive, i farmaci cosiddetti etici. C'è una fase 0, che significa fase 0? 10-15 individui, praticamente si dà una dose submassimale, non terapeutico, è un tentativo che si fa proprio per vedere se uno nel passaggio da animale a uomo ha commesso proprio una svista. Se le cose vanno bene, si passa alla fase 1, il cui scopo principale è quello di vedere se il farmaco è sicuro. Quindi la prima fase, 20 su 20 o 80 individui, serve per sapere se il farmaco è effettivamente sicuro, non ha un obiettivo conoscitivo, nel senso che non serve a vedere se quel farmaco è efficace oppure no. Una volta che si è visto che il farmaco in fase 1 è sicuro, si può passare alla fase 2, dove vediamo se effettivamente questo farmaco è efficace dal punto di vista terapeutico. Anche qui il numero di pazienti, vedete, 200, da 200-300 inizia a aumentare. In questo caso
si vede se è efficace, ma si fa in un modo abbastanza primitivo, nel senso che non ci sono due gruppi, non c'è un placebo, ma semplicemente si vede se funziona o non funziona su dei pazienti. Se i risultati sono incoraggianti, si parte alla fase 3, dove effettivamente noi possiamo vedere se il farmaco è efficace paragonato a un placebo e se un farmaco è efficace di più o di meno rispetto ai farmaci disponibili sul mercato. E gli studi di fase 3, se proprio vanno bene, possono risultare in un'autorizzazione al commercio da parte dell'azienda farmaceutica. Quindi tutto questo per dire che un farmaco normale, da quando inizia la sperimentazione clinica a quando la finisce, ci possono volere 10 anni. Tutto questo non vale per gli integratori alimentari. Gli integratori alimentari hanno una strada privilegiata, brevissimi, vedete, ai fini della vendita per gli integratori alimentari è richiesto solo una notifica al Ministero della Salute. L'unico garante della qualità finale del prodotto è il produttore stesso. Basta che io faccio questa notifica, dico con due o tre notizie della letteratura, cioè non è necessaria una validazione clinica. Quindi quando un integratore è in commercio, i nuovi integratori in commercio non sono valutati clinicamente, quindi li sperimentiamo noi su noi stessi. Una questione semantica: l'integratore non può rivendicare un effetto terapeutico, ma solo un effetto fisiologico. Vedete, questo è, non dico che è una furbata, ma quasi, ma giusto perché come questa pandemia ci ha insegnato una cosa, che la salute è importante, ma forse altrettanto importante è anche l'aspetto economico. Si vede spesso tra i contrasti tra chi vuole aprire e chi vuole chiudere. Quindi ritorniamo al nostro effetto fisiologico. Nelle linee guida ministeriali, la valeriana, che noi sappiamo che noi utilizziamo per l'insonnio, non troviamo farmaco per l'insonnio, prodotto per l'insonnio, ma troviamo rilassamento, sonno in caso di stress. Per l'aglio non c'è scritto normale circolazione del sangue, metabolismo dei lipidi, ma non si fa riferimento all'ipercolesterolemia, cioè l'integratore non può rivendicare un effetto curativo, ma soltanto un effetto fisiologico. Ed è ben visibile questo fatto dalla definizione dei integratori alimentari. Vedete, alimentori alimentari che sono sostanze nutritive, anche se abbiamo visto che in realtà sono sostanze farmacologicamente importanti, e che hanno un effetto nutritivo fisiologico. Non compare il termine farmacologico, che è diverso. E vedete, gli integratori alimentari includono anche gli estratti di origine vegetale. Ancora qui, ipericum perforato, ipericum che è un antidepressivo, normale tono dell'umore viene riportato. Bacillus mirtillus, il mirtillo che praticamente viene adoperato per l'insufficienza venosa cronica, benessere, vedete, porta altro drenaggio dei fluidi, regolarità del transito, insomma, non fa riferimento a patologia. Questo fatto mi fa anche riportare al nome latino. Perché è importante il nome latino quando noi parliamo di una pianta? È importante il nome latino perché esso identifica in modo univoco un organismo vivente. Per esempio, c'è questa pianta che si chiama Hypericum perforatum, può avere diversi nomi comuni, ma quello che lo identifica è proprio Hypericum perforatum, perforatum perché se vedete questa foglia ha delle ghiandole traslucide che sembrano delle perforazioni. E dobbiamo dire ipericum perforato, ma non solo iperico, perché in Italia ci sono un centinaio di specie che sono dell'iperico, ma una sola è quella che si usa per fini farmaceutici, quindi perforatum. Quindi se io dicessi semplicemente iperico, non saprei a quale delle centinaia di specie di ipericum faccio riferimento. Vabbè, questo da un punto di vista normativo, i preparati vegetali possono essere anche farmaci, ma questo, insomma, come dicevo prima, è un aspetto un poco più specifico e tralascerei. Volendo riepilogare, noi abbiamo
i preparati vegetali, anche in questo caso, insomma, possiamo tralasciare ed andare avanti e passare con la terza domanda, ovvero come viene regolamentata l'immissione al commercio. In questo caso, se ci sono delle domande, le possiamo pure fare oppure vado avanti. Che cosa mi consigliate? C'è qualcuno che vuole fare una domanda pressante? Se Altrimenti no, andiamo alla fine. sì. Vai, Scusa, Andrea. niente, su queste praticamente piante quindi, da cui si ricavano quindi gli integratori alimentari, ma non c'è un qualcosa, non vorrei fare polemica, che riguarda la commercializzazione. Ad esempio, faccio l'esempio quindi maledizione, di quella pianta quindi cinese che viene anche coltivata grandemente in Amazzonia facendo deforestazione, e messa sul mercato. Certe cose non le vedo tanto, provocano quindi anche disastri ambientali, certe cose non le vedo tanto chiare, ecco, sulla Sì, commercializzazione. professore, è indubbiamente un ambito in cui la legislazione non è perfetta, ma non solo quella italiana, anche quella europea. Noi essenzialmente ci basiamo sulla legislazione europea. Poi c'è il problema della sostenibilità ambientale che è un altro discorso, chiaramente. È ovvio che non si possono deforestare non si possono eliminare dei farmaci anche solo per prendere dei farmaci. E quando posso fare un esempio al riguardo, c'è un farmaco antitumorale che si chiama Tassolo, che è un farmaco chiaramente, non è un integratore, e questo è presente nella corteccia di una pianta, il tasso, che cresce anche nel nostro Appennino Campano. E questo il tassolo è presente nella corteccia in piccolissima quantità. E quindi praticamente se noi lo volessimo estrarre, dopo una decina di anni noi praticamente con la decorticazione delle piante, praticamente la pianta si potrebbe estinguere. E gli studiosi si sono inventati delle strategie alternative. E quali sono in questo caso? Non estraggono direttamente il tassolo dalla pianta, ma un precursore sintetico dalle foglie e poi per semisintesi ottengono il tassolo. Grazie. Allora, terza domanda, come viene regolamentato? No, questa è la risposta alla seconda domanda, la domanda che avevamo fatto precedentemente. Quindi, i nutraceutici seguono la via degli integratori alimentari ai fini dell'immissione in commercio è richiesta una notifica al Ministero della Salute, nessun obbligo di dimostrare efficacia da parte del produttore. Quindi, gli integratori che sono in commercio non c'è bisogno di alcuna validazione clinica, a differenza dei farmaci etici, dei farmaci prescrivibili, dei farmaci convenzionali, per i quali il procedimento che li porta al commercio è lungo, lunghissimo, e prevede una parte sperimentale sugli animali e successivamente una parte clinica sull'uomo. E la parte clinica sull'uomo abbiamo visto che può durare più di 10 anni. Terza domanda, e quindi ora viene dalla seconda, ma alla fine questi prodotti possono esercitare effetti benefici sulla salute umana oppure sono solo esagero col termine, una frode commerciale? Vediamo un poco qual è il problema di quando parliamo di questi prodotti. Vedete, alla luce di una non rigorosa legislazione, in molti paesi le prove di efficacia per i prodotti a base di piante medicinali non sono così rigorose e necessarie per l'immissione al commercio, l'abbiamo appena visto. Pertanto, i prodotti da piante medicinali possono essere commercializzati senza una chiara evidenza di efficacia clinica. Quindi questo è il problema. E noi, quando c'è un problema, lo studioso deve cercare una soluzione. Qual è la soluzione del problema? Una rigorosa analisi dei dati clinici riportati in letteratura. Noi dobbiamo andare a vedere se in letteratura c'è qualcosa oppure meno. Però dobbiamo stare attenti perché non tutti i dati riportati in letteratura hanno lo stesso grado di affidabilità. E quindi questo lo deve fare l'esperto, che è abituato a maneggiare il lavoro scientifico. Lo dico questo perché ormai con internet tutti sono esperti
esperti di tutto, basta che leggono una fesseria su internet, praticamente diventa legge. Se nessuno ormai va più sulla fonte primaria, che lo studio clinico, lo studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica, che è stato revisionato da esperti e che quindi ha una certa attendibilità. Quali sono gli studi più importanti? Vedete, gli studi clinici randomizzati e controllati, specialmente se condotti in doppio cieco, rappresentano il metodo più rigoroso per stabilire l'efficacia clinica di questi prodotti. Il gold standard. Randomizzato che significa? Significa essenzialmente che se ho due gruppi sperimentali, essi devono essere omogenei tra di loro, quindi non è che devono essere diversi. Controllati, che significa? Controllati che io quando sperimento un nuovo farmaco devo avere almeno due gruppi, un gruppo a cui somministro il farmaco e un altro gruppo a cui somministro un placebo, cioè la stessa compressa senza il farmaco, oppure invece del placebo un farmaco di riferimento, un farmaco che so che è sicuramente efficace. Doppio cieco, che significa doppio cieco? Chiaramente significa che né il paziente né il medico che effettua la diagnosi è a conoscenza dello specifico trattamento. Però anche in questo caso non è così semplice, perché studi clinici, anche rigorosi, possono fornire risultati contrastanti. Vedete, la medicina spesso non fornisce certezze, e in quest'epoca di Covid ne stiamo avendo ogni giorno dimostrazioni. La medicina spesso ragiona a probabilità, è più probabile, è altamente probabile, ma la certezza assoluta non è come la matematica, non è 2 più 2 fa 4. Però noi dobbiamo essere rigorosi per cercare di aumentare la percentuale di affidabilità. E quindi praticamente solo la totalità dell'evidenza ottenuta attraverso le revisioni sistematiche ci fornisce il dato clinico più affidabile. Cioè, che cosa sono queste revisioni sistematiche? Sono raccolte di studi clinici, analizzate, e quindi praticamente ci danno un quadro completo della situazione in campo clinico. Quindi se noi sappiamo che su un determinato prodotto c'è una revisione sistematica, è stata pubblicata una revisione sistematica, noi praticamente possiamo essere relativamente più tranquilli. Quindi una revisione sistematica, dall'inglese systematic review, è un articolo scientifico il cui obiettivo è quello di riassumere dati clinici provenienti da più studi clinici. La revisione sistematica costituisce il più alto grado di evidenza clinica. Questa è una piramide che rappresenta la gerarchia dell'evidenza clinica. Io posso anche utilizzare un prodotto naturale perché magari è di uso tradizionale, oppure magari è usato nella medicina cinese o nella medicina ayurvedica, oppure semplicemente perché è stato testato sugli animali, ma chiaramente noi siamo a livello più basso di evidenza clinica. Noi possiamo andare, se invece sappiamo di quel prodotto che ci sono degli studi clinici non controllati, post-marketing, certamente non sono studi clinici rigorosi, però certamente meglio di niente, quindi già siamo nella parte intermedia. Lo studio clinico controllato, esempi di studi clinici non controllati, non so se ricordate, all'inizio della pandemia molti farmaci erano efficaci per il Covid, erano tutti studi clinici non controllati, cioè prendevano dei pazienti, somministravano un farmaco X e poi vedevano che magari non morivano e concludevano è efficace, ma chiaramente potevano anche quei 10 pazienti sopravvivere anche se non avessero preso nulla. E quindi praticamente gli studi clinici non controllati devono essere uno spunto per fare gli studi clinici migliori, che sono appunto gli studi clinici randomizzati, controllati, possibilmente in doppio cieco. E più studi clinici randomizzati, controllati in doppio cieco, sono riassunti nelle revisioni sistematiche che rappresentano il grado più alto della gerarchia di evidenza clinica. Quindi sulla base delle revisioni sistematiche, questi prodotti noi li possiamo dividere così proprio in modo rude, in due gruppi, quelli che hanno un'efficacia clinica documentata o comunque promettente, e quelli
i quali sono stati studiati e per i quali effettivamente gli studi clinici hanno dimostrato che non sono per niente efficaci. E senza considerare che molti prodotti presenti sul mercato non sono stati valutati da un punto di vista clinico, quindi nessuno ha interesse a farle. Vediamo alcuni esempi. Questa pianta si chiama Escus ipocastano, l'ipocastano. I semi sono delle grosse castagne e contengono una saponina triterpenica che si chiama scina. Vengono adoperate per il trattamento dell'insufficienza venosa cronica. Questo preparato molto ben studiato, abbiamo delle revisioni sistematiche da anni, e una di queste, vedete, che ha selezionato 13 studi clinici randomizzati su più di 1000 pazienti, nei quali i parametri valutati sono stati tipici dell'insufficienza venosa cronica, volume delle gambe, circonferenza delle caviglie del polpaccio, edema, dolore, sensazione di tensione, gonfiore, pesantezza alle gambe, crampi, prurito, studi di buona qualità. Questo è importante perché la revisione sistematica è come una casa che si forma dai mattoni. Se i mattoni sono buoni, la casa è buona. E vedete, questi studiosi hanno concluso che questo rimedio, l'ipocastano, è efficace nel trattamento dell'insufficienza venosa cronica, della quale le vene varicose sono l'esempio più lampante. E niente, anche noi come gruppo di lavoro di farmacologia abbiamo effettuato una revisione sistematica sui rimedi adoperati nella disfunzione erettile e la conclusione è che praticamente non ci sono dati confortanti che suggeriscono l'utilizzo di questi prodotti nei soggetti affetti da disfunzione erettile. E quindi, come dicevo prima, ma qua possiamo andare avanti, forse più velocemente, che ogni revisione, perché poi possiamo andare nel tecnicismo, quindi non è il caso, che le revisioni sistematiche dipendono dalla qualità e dalla quantità degli studi clinici, e quindi se lo studio clinico è fatto da poche persone ha un suo valore, se dura poco ha un suo valore, e poi dobbiamo considerare che quando si parla di piante medicinali deve essere assodato, deve essere sicuro che bisogna aggiungere il nome latino del termine della pianta, perché il nome comune può generare confusione. La parte della pianta deve essere ben precisa, perché i componenti attivi, i composti chimici che sono presenti, ad esempio, nella corteccia, non sono presenti nelle foglie, e anche come sono state il preparato, come è stato chimicamente estratto, qual è il tipo di solvente, perché a seconda del tipo di solvente utilizzato ci sono cambia la composizione delle molecole estratte. Quindi la terza domanda, questi sono gli highlights della terza domanda, che cosa abbiamo detto? Che non è possibile generalizzare sull'efficacia clinica degli integratori alimentari. Affermazioni fideistiche a priori non sono concepibili, non sono accettate, e le conclusioni devono essere tratte caso per caso, integratore per integratore. Gli studi clinici randomizzati, controllati, specialmente se condotti in doppio cieco, rappresentano il metodo più rigoroso per stabilire l'efficacia clinica delle piante medicinali di questi prodotti, e soltanto la totalità dell'evidenza clinica, ovvero più studi clinici raccolti in revisioni sistematiche, systematic reviews, fornisce il più alto grado di affidabilità. E passiamo alla quarta domanda. Questi prodotti, ormai sappiamo che stiamo parlando di integratori alimentari, possono provocare effetti avversi, effetti indesiderati, effetti collaterali? Spesso passa il messaggio attraverso i media naturale, che il naturale è sicuro, tutto ciò che è naturale è sicuro. Ovviamente non è vero, perché i più potenti veleni e tossine sono di origine naturale. Chi ha studiato filosofia sa benissimo come è morto Socrate. Socrate non è morto perché beve la cicuta, ovvero un preparato ottenuto dalla cicuta, e la cicuta è una pianta medicinale che contiene la quinina, che è un alcaloide tossico. Quindi naturale non è sinonimo di sicurezza. Ci sono molti esempi in letteratura di effetti avversi dovuti a questi prodotti, ad esempio questo è un prodotto che si ottiene da una pianta asiatica, australiana, si chiama olio di melaleuca, anche conosciuto in Italia anche col nome in inglese, tea tree oil,
è un rimedio dermatologico anche per infezioni di tipo ginecologico. Vedete che cosa ha provocato dermatite da contatto per una errata applicazione. Anche questo è un caso della letteratura, bendaggi di aglio adoperato come antisettico hanno ottenuto, vedete, hanno provocato, vedete, delle ustioni. Potete vedere che gli eventi avversi dei prodotti naturali possono manifestarsi nei vari sistemi, a partire dal cutaneo, dal gastrointestinale, dal cardiovascolare e dal sistema nervoso. Quindi gli eventi avversi ci sono. La premessa che ho fatto è stata allarmante, però quando lo studioso va a analizzare i vari casi riportati in letteratura e dice le cose per bene, si accorge che i rimedi a base di piante medicinali sono associati ad un minor numero di eventi avversi rispetto ai farmaci convenzionali. E questo è un dato di fatto, cioè questi prodotti possono dare degli effetti collaterali, però insomma rispetto ai farmaci non c'è proprio paragone, e questo è un dato pubblicato da un gruppo italiano nel 2015 dalla rivista British Journal of Clinical Pharmacology. Un altro aspetto da considerare, questo è l'aspetto veramente importante e anche curioso, effetti collaterali, eventi avversi possono essere il risultato non solo per delle molecole contenute nel preparato che possono avere un effetto specifico, ma anche per un'errata identificazione della pianta, quindi per negligenza, per ignoranza. Io scambio pianta e quindi praticamente posso prendere una pianta tossica invece che una pianta medicinale. Oppure, udite, non so se avete mai sentito, per adulterazione con i farmaci di sintesi. Che significa? Significa che in un rimedio vegetale, adoperato ad esempio per il trattamento dell'infiammazione, all'interno possono inserire fraudolentemente delle molecole sintetiche, ad esempio l'intomiracina, diclofenac, i tanti antinfiammatori che sono di origine sintetica. E sia la negligenza che la frode chiaramente può causare simili problemi alla salute. Vi faccio un esempio di negligenza, errata identificazione della pianta. L'uso di nomi comuni può determinare errata identificazione ed effetti tossici. C'è una pianta che si chiama Stefania tetranda, in cinese mandarino fangji, e questa pianta viene adoperata in alcuni preparati dimagranti. Dal mio punto di vista non fa né bene né male, però col termine fangji viene anche identificata un'altra pianta che si chiama Aristologa fangji, e che è proprio un'altra pianta, una pianta tossica, una sostanza che contiene acidi aristolochici che sono nefrotossici. Vedete, scambiare per negligenza una pianta con un altro ha causato in letteratura gravi problemi alle persone che pensavano di assumere Stefania tetranda e che invece hanno assunto Aristolochia. Adulterazione con farmaci di sintesi. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha riportato 572 casi di adulterazione con farmaci di sintesi dal 2007 al 2014, lo stesso in Europa. Quali sono i principali prodotti adulterati? Quelli per aumentare le performance sessuali, cioè rimedi vegetali ai quali praticamente si aggiungeva il sildenafil, il principio attivo del Viagra, prodotti dimagranti nei quali venivano aggiunti farmaci che ormai sono stati pure ritirati dal commercio, come la sibutramina, la fenfluramina e il rimonabant. Vincenzo Di Marzo sul rimonabant vi potrebbe parlare, penso, un mese, giorno e notte, senza interruzioni. Il rimonabant è un antagonista dei recettori dei cannabinoidi. E quali sono stati gli eventi avversi? Danno epatico, insufficienza renale, aritmie, ictus, vedete, sono tutti eventi seri che sono stati manifestati in soggetti che non pensavano minimamente di assumere farmaci di sintesi.
perché faccio un esempio, se io sono allergico all'indometacina, io non prendo l'indometacina come antinfiammatorio, però me lo posso ritrovare in un prodotto vegetale solo perché per frode un produttore disonesto l'ha aggiunto al preparato per incrementare l'attività farmacologica, in questo caso l'attività antinfiammatoria. Uno studio più recente del 2018 su British Journal of Clinical Pharmacology, questo va a vedere essenzialmente i prodotti cinesi, perché spesso sono i prodotti cinesi che negli ultimi anni hanno dato dei problemi. Vedete, riportano 400 casi di adulterazioni, problemi seri, due morti che sono stati attribuiti all'uso di adulteranti. Quali sono i prodotti più adulterati? Quelli per la riduzione del peso corporeo, gli analgesici, ritorno alla disfunzione erettile, il diabete e così via. Quali sono i farmaci più utilizzati? La sibutramina, farmaco antiobesità, ora non più in commercio. La fenoftalaina, anche questo non più in commercio. L'assativo, perché i lassativi spesso vengono aggiunti ai prodotti dietetici. Il glibenclamide, che è un antidiabetico, una serie di antinfiammatori, incluso anche cortisonici, e il sildenafil per la disfunzione erettile. Quindi passiamo quindi alla risposta alla quarta domanda. Sì, possono, gli integratori possono causare effetti indesiderati, ma la frequenza di tali eventi è certamente inferiore ai farmaci etici, ai farmaci convenzionali. Eventi avversi possono essere anche il risultato di una deliberata adulterazione con farmaci di sintesi, come abbiamo appena visto. E ultima domanda riguarda le interazioni farmacologiche. Voi sapete che i farmaci tra di loro possono interagire, e ci sono dei farmaci che non possono essere presi quando uno prende un'altra categoria di farmaci. E lo stesso vale anche per gli integratori alimentari, per gli estratti vegetali, che possono interagire con i farmaci convenzionali. Farmacologicamente i meccanismi di interazione sono simili a quelli farmaco-farmaco. Le interazioni farmacologiche possono essere, lo dico proprio in modo molto semplice, possono riguardare la farmacocinetica o la farmacodinamica. Che cos'è la farmacocinetica? La farmacocinetica studia il percorso di un farmaco. Quando io prendo una compressa, va nello stomaco, poi nell'intestino e quindi si assorbe. Si assorbe significa che va nel sangue, ma se va nel sangue a me interessa limitatamente, deve essere distribuita, cioè deve andare nell'organo dove io voglia che esso agisca. Un epatoprotettore, se non va nel fegato, non mi proteggerà mai il fegato. E certamente il farmaco non starà nel nostro organismo a vita naturale durante. Arrivato a un certo punto ci sono degli enzimi epatici che lo metabolizzeranno, cioè lo modificheranno chimicamente per poter essere poi eliminato, generalmente attraverso l'urina. E quindi ci sono dei composti vegetali che possono influire l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione e l'escrezione dei farmaci prescrivibili, dei farmaci convenzionali. Oppure le interazioni possono avvenire anche a livello farmacodinamico, cioè a livello del meccanismo d'azione, se rimedio naturale e farmaco magari agiscono sullo stesso recettore. Alcune considerazioni. Spesso i pazienti non informano il medico sull'uso di questi prodotti. In ogni integratore non c'è una sola molecola, ma ci sono migliaia e migliaia di molecole. E poi spesso non si ha una conoscenza adeguata di questi argomenti. Sono tutti questi fattori che aumentano il rischio di interazione tra rimedi, chiamiamoli erboristici, e farmaci convenzionali. Anche in questo caso c'è una review abbastanza recente. Che cosa ci dice? Che i soggetti che assumono farmaci cardiovascolari, i pazienti oncologici o coloro che sono sottoposti a trapianto d'organo, sono i pazienti più a rischio di interazione farmacologica con integratori alimentari. E i farmaci
più comunemente coinvolti in questo tipo di interazione sono la warfarina, che è un farmaco anticoagulante, alcuni farmaci antitumorali, e la ciclosporina. La ciclosporina è un farmaco immunosoppressore. Quali sono questi supplementi dietetici più coinvolti? La parte da padrona, l'iperico, il St. John's Wort, ma anche ginkgo e ginseng. Questa è una tabella da un mio lavoro di qualche anno fa, giusto per vedere che la maggior parte delle interazioni riguardano l'iperico, l'ipericum perforatum, che interagisce con tantissimi farmaci convenzionali. Perché l'iperico interagisce con molti farmaci convenzionali? Beh, essenzialmente perché è un induttore enzimatico, quindi può aumentare il metabolismo dei farmaci. Aumentare il metabolismo dei farmaci significa che il farmaco se ne va via prima dal nostro organismo, oppure può diminuire l'assorbimento dei farmaci, quindi da un lato aumenta il metabolismo, lo fa andare via prima, dall'altro impedisce, rallenta l'assorbimento. Entrambi gli eventi vanno in un'unica direzione, cioè nella riduzione della concentrazione plasmatica dei farmaci convenzionali. Vedete, qua ci sono alcuni farmaci che possono interagire con l'iperico. L'iperico, vi ricordo, è un rimedio che viene adoperato anche per alcuni stati di ansia, ma ha avuto il suo successo perché si è dimostrato che era efficace nella depressione lieve e moderata. Quali sono questi farmaci? La ciclosporina, che è un immunosoppressore, la dicossina, un cardiotonico, l'imatinib, un antitumorale, indinavir, un farmaco anti-AIDS, il rinotecano, un altro farmaco antitumorale, la pillola, che è un anticoncezionale, la warfarina, che abbiamo detto, un anticoagulante. Vedete? In questo caso l'iperico somministrato insieme a questi farmaci determina una riduzione della concentrazione plasmatica e ciò chiaramente si traduce in una riduzione dell'efficacia. A titolo ad esempio, se io riduco la concentrazione plasmatica dei componenti della pillola estroprogestinica, il risultato, ed è stato descritto in letteratura, più probabile è una gravidanza indesiderata. Se io riduco la concentrazione plasmatica di warfarina, posso andare incontro a condizioni di tromboemboliche. Se riduco la concentrazione plasmatica di ciclosporina, che è un soppressore che si dà ai soggetti che hanno avuto un trapianto d'organo, posso andare incontro a crisi di rigetto d'organo. Quindi veramente sono, per questo rimedio, le interazioni farmacologiche sono molto ben documentate e il problema è molto serio. Questo sono, quando appunto Enzo Di Marzo prima ha detto che sono stato all'Università di Exeter proprio per studiare questi problemi, e ricordo che proprio nel 2000 fu pubblicato un lavoro su Lancet, che è un'autorevole rivista medica, che parlava appunto di interazione tra iperico e ciclosporina. Iperico qui con l'acronimo St. John's Wort, ovvero St. John's Wort significa erba di San Giovanni. Se noi guardiamo soltanto il grafico inferiore, riguarda un paziente, un soggetto che era monitorato per la sua concentrazione di ciclosporina nel sangue. Vedete che il paziente, tutto sommato, per 2 anni era stabile, non c'erano problemi. Di sua iniziativa assunse l'iperico. Vedete cosa succede? Succede che drasticamente c'è una riduzione della concentrazione plasmatica di ciclosporina. E questi numeri e queste lettere, SHT2, indicano un episodio di rigetto d'organo. Fortunatamente i medici riuscirono a collegare questo evento con la somministrazione di iperico, smise di assumere iperico, e vedete che la situazione si normalizzò in breve tempo. Questo è un altro caso pubblicato sul British Journal of Clinical Pharmacology, ve l'ho già accennato. Vedete, gravidanza indesiderata dovuta all'iperico, nonostante ci fosse una normale contraccezione ormonale. E posso concludere questa prima parte, così dopo molto brevemente vi dico qualcosa sul Covid e poi passiamo alle domande.
Se siete stati disattenti, annoiati durante questa oretta, vi chiedo solo un poco di attenzione, così almeno qualcosa. Assolutamente, assolutamente. Così qualcosa almeno vi rimane. Che cosa sono i nutraceutici? Abbiamo visto che il termine nutraceutico non ha una definizione normativa e pertanto include diverse sostanze naturali, molto eterogenee e diverse tra di loro. L'incursore in questa categoria di botanica, cioè degli estratti vegetali, è oggetto di critica perché abbiamo visto che il botanico, l'estratto vegetale, contiene sostanze farmacologicamente attive e non può essere messo nella stessa categoria di una vitamina, un sale minerale che ha un effetto nutrizionale, un valore nutrizionale proprio. Come viene regolamentata l'immissione al commercio? Gli integratori alimentari vengono normati in modo differente rispetto ai farmaci etici. Ai fini dell'immissione al commercio è richiesta una notifica al Ministero della Salute. Nessun obbligo di dimostrare l'efficacia, a differenza dei farmaci etici. Possono esercitare effetti benefici sulla salute? Sono efficaci o non sono efficaci? Non si può generalizzare. Affermazioni a priori non sono concepibili e le conclusioni devono essere tratte caso per caso. Da un punto di vista tecnico di farmacologia clinica, le revisioni sistematiche, se accoppiate a una meta-analisi, un discorso matematico, rappresentano uno strumento indispensabile per la comprensione di questo problema. Possono provocare effetti indesiderati? Certamente possono integrare. L'equazione naturale sicura non è vero, è una semplificazione, però bisogna pure dire, essere realisti. È stato dimostrato che la frequenza di eventi avversi è inferiore rispetto a farmaci convenzionali e abbiamo anche visto come eventi avversi possono essere anche risultato di deliberata adulterazione con farmaci di sintesi, ma questo è chiaramente un comportamento da galera. Possono interferire con i farmaci che ci prescrive il nostro medico? Certamente abbiamo visto che l'iperico è l'esempio di prodotto naturale maggiormente coinvolto in interazioni farmacologiche con farmaci convenzionali. E ora una decina di minuti, una discussione su cosa hanno fatto i ricercatori dell'era Covid in quest'anno. Ricerca di farmaci naturali, fitoterapie di integratore alimentare nell'era Covid. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto essenzialmente tre cose. Hanno ricercato nuove molecole per poi progettarle come farmaci. Hanno riposizionato alcuni farmaci, cioè significa alcuni farmaci utili per un'indicazione, sono stati proposti come farmaci anti-Covid e poi hanno anche studiato il problema degli integratori alimentari che sono molto utilizzati, sono stati molto utilizzati nell'ultimo anno. Vedete, la domanda, qual è stato l'approccio adoperato? Iniziamo dal punto 1, ricerca di farmaci naturali. L'approccio adoperato dai ricercatori impegnati nello studio delle sostanze vegetali. Il coronavirus non si conosceva, ovvero il coronavirus che genera il Covid non si conosceva. Però quindi che cosa hanno fatto i ricercatori? Sono andati a vedere in letteratura quali fossero quei composti che magari potessero avere attività verso altri coronavirus, quelli del raffreddore, la MERS, la SARS e così via. Quindi hanno fatto uno screening, hanno visto il punto di partenza è stato questo. E quindi partendo da migliaia di molecole con studi al computer, che si chiamano studi di docking molecolare e anche studi su colture cellulare, sono risultati questi studi a partire da tante molecole, gli studi sono concentrati su una serie di composti che avevano la capacità di inibire il virus che provoca il Covid-19, il coronavirus che provoca il Covid-19. Nel passo successivo, non solo queste molecole dovevano avere attività antivirale, anti-Covid, ma dovevano anche essere utili per quanto riguarda la patogenesi della patologia, cioè composti che accoppiassero anche l'abilità di contrastare la fibrosi polmonare, la tempesta citochiniche che sono caratteristiche, che ormai sanno tutti, della malattia. Il risultato di questa ricerca ha portato alla luce composti naturali dotati di azione combinata antivirale ed antinfiammatoria e quindi particolarmente promettenti per uno sviluppo farmaceutico successivo.
Quali sono questi prodotti? Ve ne dico qualcuno, la curcumina, ma sono, ripeto, sono sostanze promettenti, non significa che siano efficaci. Curcumina, che si trova nella spezia curcuma, resveratrolo nel vino, non andate a casa ad ubriacarvi, lo dico a me stesso chiaramente, dicendo che il resveratrolo è anti-Covid. I flavonoidi che sono nella frutta, l'acido glicirrizzico che si trova nella liquirizia, l'epigallocatenina gallata del tè, sono tutti composti che hanno mostrato una certa attitudine sulla base, ripeto, di studi al computer e studi su cellule di inibire il virus che causa il Covid-19, e sono composti che noi possiamo assumere attraverso la dieta o che possono essere presenti negli integratori alimentari, e poi qualcuno ci marcia, come vedremo in seguito. Questa selezione di tanti composti ha anche portato a una valutazione clinica, ad esempio è stato recentemente pubblicato un protocollo di studio clinico randomizzato di un doppio cieco per la valutazione dell'efficacia della curcumina somministrata insieme alla piperina, composta per esempio del pepe nero, sull'odorare e sulla gravità dei sintomi in pazienti con Covid-19. Aspettiamo chiaramente i risultati, perché questo è solo un protocollo di studio clinico. Riposizionamento dei farmaci. Fare un farmaco costa, perché si deve partire da zero, dalla sintesi all'autorizzazione al commercio. Molto più semplice, se uno è fortunato, e se utilizza un farmaco che è già utilizzato per un'altra patologia, per una determinata patologia. Esempio di riposizionamento, l'aspirina, nato come antinfiammatorio, ora è praticamente adoperato come farmaco antidiastrinico che tutti prendono. L'aspirinetta è molto più utilizzata rispetto all'aspirina. E anche in questo caso si è fatto un ragionamento analogo. C'è un vecchio farmaco che si chiama colchicina, dal colchicum autunnale, questo è un farmaco antigottoso. E di questi giorni la notizia è uno studio canadese, quindi il nostro moderatore potrà essere più attento, visto che lui si trova in Canada, e appunto questo farmaco ha visto praticamente che cosa ha dimostrato, non è stato ancora revisionato, quindi è ancora in preprint, praticamente che cosa ha... Questo studio ha evidenziato che la colchicina somministrata a pazienti non espedalizzati ha ridotto i ricoveri del 25%, il ricorso alla ventilazione meccanica del 50% e il tasso di mortalità del 44%. La colchicina potrebbe essere il primo farmaco orale al mondo che potrebbe essere usato nel trattamento di pazienti Covid non ospedalizzati. Vedete, questo è un farmaco naturale, quindi nulla a che vedere con gli integratori. E poi c'è tutto il discorso degli integratori, c'è stato un boom di integratori utilizzati, venduti, secondo i dati Federspalus nell'ultimo anno. Sono integratori utilizzati, quelli che si pensa possano irrobustire le difese immunitarie. Vedete, la vendita di integratori alimentari in Italia è aumentata durante la crisi pandemica, non solo prodotti per irrobustire le difese immunitarie, non solo immunostimolanti, ma anche integratori adoperati per disturbi. La coincidenza è aumentata nel corso della pandemia, stare a casa chiaramente non è piacevole, quindi ansia, insonnia, depressione lieve, vedete, hanno fatto registrare un incremento nelle vendite. Normalmente io scrivo molto nelle ultime mie diapositive perché tendo a stancarmi e quindi voglio che il messaggio sia il più chiaro possibile. Un comportamento potenzialmente pericoloso per la salute umana è quello di alimentare subdolamente la convinzione, ad esempio attraverso la pubblicità, che il potenziamento delle difese immunitarie con rimedi naturali possa offrire una protezione contro il Covid. Questa convinzione potrebbe essere infatti non solo non vera, ma potrebbe anche determinare comportamenti inconsci che si traducono in un abbassamento del livello di prevenzione scientificamente dimostrato, le cui solide basi sono rappresentate da distanziamento interpersonale e uso di mascherine. Magari una persona che prende questi prodotti immunostimolanti si sente protetto, invincibile, e quindi tende un poco a non mettere la mascherina, ad avvicinarsi nelle relazioni sociali. E quindi il dovere degli esperti del settore è quello di informare la comunità sull'utilizzo razionale di questi rimedi nel corso dell'attuale pandemia, in modo che non vengano promossi rimedi senza base scientifica, attraverso messaggi che possono essere fuorvianti o ingannevoli. Se voi notate le pubblicità di ora, tutti i virus hanno la forma del coronavirus, perché il messaggio qual è?
E il messaggio è che magari se tu lo prendi, magari un prodotto per il raffreddore, subito compare la palla del coronavirus, l'immagine, così. Loro non dicono che è utile per il Covid-19, però lasciano trasparire questo messaggio. Quali sono questi rimedi? I rimedi più utilizzati sono l'echinacea, molto venduta, molto pubblicizzata, sambuco, che praticamente ha raddoppiato le vendite negli Stati Uniti, un'altra pianta africana, il geranio africano, il pelargonio, anch'esso molto pubblicizzato, Caloba è il nome, non so se l'avete mai sentito. E quindi questi certamente sono prodotti studiati, il rapporto beneficio-rischio è ben noto, sappiamo tutto di questi prodotti, se funzionano o non funzionano. Però una cosa è certa, è che non sono stati studiati per il Covid-19, quindi attenzione, poiché questi prodotti vegetali possono contenere delle molecole per le quali è stata dimostrata un'attività antivirus Covid-19 attraverso studi computazionali o in cultura cellulare, potrebbe subdolamente passare il messaggio che questi integratori possono essere di aiuto a pazienti affetti da Covid o nella prevenzione della malattia. In generale, questa è una regola generale che tutti devono sapere, gli studi in vitro non possono in alcun modo essere estrapolati ed adoperati per reclamizzare o vantare un'efficacia sull'uomo. E nello specifico, se noi parliamo del Covid, non c'è nessuna evidenza clinica che supporti l'utilizzo di un singolo integratore alimentare o una combinazione di essi per la prevenzione o la cura del Covid-19. Sul sito del Ministero ci sono anche, ho trovato pure divertente, le fake news, mangiare peperoncino protegge dal nuovo coronavirus, falso, mangiare aglio può aiutare a prevenire l'infezione da coronavirus, falso, gli oli essenziali delle piante aromatiche come basilico, rosmarino, origano proteggono dal nuovo coronavirus, falso, mangiare tante arance e limone previene il contagio, perché ha tanta vitamina C, no, falso, non ci sono evidenze che provino un'azione della vitamina C sul virus. E per finire, quest'ultima diapositiva, dove c'è una molecola, c'è una pianta e c'è una figura di un uomo. Immagino tutti noi abbiamo riconosciuto Donald Trump, qualcuno riesce a riconoscere quella la pianta? Se mi sentite? È un oleandro. Un oleandro. Benissimo, quindi mi state seguendo, ok, un oleandro, una bella pianta, e la molecola sotto è l'oleandrina che è contenuta nell'oleandro. Come direbbe Di Pietro, che ci azzecca Donald Trump con l'oleandro? Molto semplice, secondo alcuni media, tra cui il New York Times, Donald Trump avrebbe espresso entusiasmo sulle proprietà dell'oleandrina, un componente attivo dell'oleandro, richiedendo alla FDA di approvarne l'uso. Sebbene per l'oleandrina siano state dimostrate attività antivirali in vitro, vedete, non esiste alcuna evidenza che esso o preparati derivati dall'oleandro possono essere di beneficio in pazienti affetti da Covid-19. Al contrario, l'oleandro è una pianta tossica e numerosi sono i casi di intossicazione dovuta all'ingestione accidentale di parti di questa pianta, che tra l'altro è pure carina e pure bella. Pertanto l'organizzazione no profit americana, American Botanical Council, ha ammonito di non ingerire alcune parti della pianta, né capsule, compresse, tè preparate a base di foglie o altre parti della pianta di oleandro, perché esso contiene sostanze chimiche che possono causare gravi effetti cardiaci e che possono anche portare alla morte. Vi ringrazio dell'attenzione.